Abbassate le armi! Abbassate le armi! Non voglio sparargli, ma lo farò! Ok. Sta calmo. No, non farlo! Merda. Non ce n'era bisogno. Meglio prevenire che curare. Sta calmo, Al Capone. Il mio nome è Negan. Negan? D'accordo. Io sono Franklin. Avremo qualche problema? No, signora. Nessun problema. Va bene. Assideramento, spossatezza, disidratazione. E potrei aggiungere malnutrizione alla lista. Mi chiedo perché un tizio come te, nel tuo stato, prova a derubare dei medici con una pistola a scarica. Mia moglie ha il cancro. Era in terapia, quando il mondo è andato a puttane, io provo solo a farla sopravvivere. Quindi sei un medico? Insegnavo ginnastica alle superiori. Superiori? Cosa intendi per farla sopravvivere? I medici ci avevano dato una lista di quello che serviva e quando. Dovevo solo trovare i medicinali e capire come fare le infusioni. Aspetta un secondo. Hai imparato da solo a fare la chemioterapia? Le pompe non sono così complicate. A meno che qualcosa non vada storto. Ma qualcosa è andato storto. Sì. Potremmo dire così. Devo scegliere quale film di James Bond guardare. Amore, purtroppo non possiamo guardare un film. Il generatore fa troppo rumore. Ehi, lo dovremo disattivare. Perché scomodarsi, giusto? Spengo il generatore per un po' e perdono interesse. Fanno sempre così. So quello che provi, replicò Charlotte. Sei sorpresa. Molto sorpresa. È passato poco tempo da quando Mr. Collins voleva sposare te, ma quando avrai... Mamma, questo libro fa schifo, mi uccide. Non posso, non ce la faccio. Se non mi fai guardare James Bond, leggi. Devi occupartene.